Pescatori senza acqua, 45 marinai fuggiti, interventi tardivi. Sono le prime ombre gettate sulla Norman Atlantic dai naufraghi e dai loro parenti che dalla banchina di Costa Morena a Brindisi seguono le operazioni di recupero e salvataggio. Il sopralluogo ha preso il via dalla parte alta dell'imbarcazione in condizioni decisamente poco favorevoli. È ancora altissima la temperatura a bordo a causa di alcuni persistenti focolai. Per questi motivi è impossibile che gli ufficiali della Marina e i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni riescano a scendere nella parte bassa della nave, dove, fra l'altro, manca l'ossigeno. E quello è il luogo in cui all'alba del 28 dicembre si sarebbe sviluppato il primo incendio ed oggi sarebbe il più pericoloso e devastato punto della nave. Il dottor Cardinali della Procura di Bari è a bordo e coordina tutte le squadre che sono salite a bordo. Sono salite a bordo squadre della Guardia Costiera, squadre dei Carabinieri, stanno arrivando colleghi della Polizia sul nucleo subacqueo che ispezioneranno la carena, l'ARPA sta facendo i campionamenti delle acque intorno alla nave proprio per verificare se ci sono eventuali inquinamenti e lo stato della nave a livello di focolai. Qui i colleghi dei Vigili del Fuoco stanno facendo un grosso lavoro e si sta verificando quanti e quali locali possono essere accessibili. Infatti utilizzano delle maschere il personale che sta facendo questi sopralluoghi. Al momento le ipotesi della presenza di ulteriori morti o dei presunti clandestini afghani sono impossibili da accertare. Per fare chiarezza sulle cause dell'incendio e la dinamica dei fatti, intanto, sarà esaminata la scatola nera, già in possesso degli inquirenti. Ioannis Zakounis, cittadino greco in apprensione per la sorte di un suo parente disperso nel naufragio del Norman Atlantic, svela le lacune di un salvataggio tutt'altro che efficiente. Two peoples. Io ho due persone, due maschi. Uno non è stato trovato, noi non sappiamo dov'è, e l'altro è in ospedale, qui a Brindisi, con delle bruciature. Le sue braccia sono bruciate, per l'altro non so dov'è. Non lo hanno trovato. Nessuno sa dirci nulla. Cos'è successo? Cosa succederà? Noi non sappiamo niente. Qui, sulla nave, c'è il fuoco ora. Noi aspettiamo per trovare qualcosa. Non c'era acqua, non c'era equipaggio, non c'era capitano. Nulla. Questo sappiamo. Il timoniere se n'è andato lontano, con nessuno. Nessuno li ha aiutati. Nessuno ha aiutato le persone che erano lì. Solo questo. Giuseppe Barretta, titolare della ditta brindisina impegnata su disposizione dell'autorità giudiziaria nel rimorchio del Norman Atlantic, fuga le polemiche sull'uso della banchina turistico per l'ormeggio del relitto. Sembrava che andava tutto bene, poi sotto Brindisi abbiamo rotto il cavo di nuovo, perché purtroppo in mare non si può prevedere niente. Adesso sarete ulteriormente impegnati per quanto riguarda il Norman Atlantic? Vedremo, intanto siamo qui perché dobbiamo dare assistenza alla nave, ieri l'abbiamo ormeggiata, purtroppo non c'è nessuno a bordo, stanno salendo i nostri uomini a assicurare gli ormeggi, dobbiamo ancora terminare effettivamente queste operazioni e rimarremo in assistenza finché ce lo ordineranno. Ci sono state delle lamentele perché è stato ormeggiato alla banchina turistica? A Brindisi ci lamentiamo subito tutti, momentaneamente alla banchina turistica, non mi sembra che ci siano al momento in arrivo delle navi da crociera, per cui non sta rubando il posto a nessuno. Finisce in manette un 35enne di Ruffano. Ieri sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casarano, nell'ambito di un servizio di prevenzione e repressione riguardo il narcotraffico, hanno arrestato in flagranza di reato Marco Buccarello, già noto alle forze dell'ordine. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di eroina. I militari hanno eseguito in casa dell'uomo una perquisizione domiciliare. Tra la cucina e la camera da letto sono stati rinvenuti 5 involucri in cellophane, contenenti oltre 20 grammi di eroina, un rotolo di carta in alluminio simile a quello utilizzato per confezionare gli altri involucri, un bilancino di precisione, un cellulare e poco più di 300 euro ritenuto provento dello spaccio. Dell'avvenuto arresto è stata data nota al PM di turno che, concordando con l'operato dei militari, ha disposto il trasferimento dell'uomo presso la casa circondariale di Borgo San Nicola.
È tempo di saldi. Cominciano oggi anche nel Salento gli sconti invernali, l'appuntamento di inizio anno atteso dai negozianti che sperano di aumentare le vendite in un periodo nero per il commercio e atteso anche dai patiti dello shopping e da chi è in cerca dell'affare e del risparmio. L'auspicio è di dare un po' di ossigeno ad un settore provato in misura notevole dalla contrazione dei consumi e segnato dalla chiusura di molti negozi. L'anno che si è appena concluso ha fatto registrare un trend negativo per le attività commerciali nel Salento. Le cessazioni hanno superato le nuove aperture di 6 unità. In pratica, per tanti negozi che aprono, molti ne chiudono. La Regione Puglia, proprio per cercare di dare un aiuto ad un settore sempre più in affanno, ha deciso quest'anno di anticipare la svendita di fine stagione di un paio di giorni. Bisogna tener conto comunque che soprattutto a Lecce i saldi sono già iniziati prima del 3 gennaio. Molti negozianti infatti hanno applicato sconti, promozioni e offerte sotto costo, un escamotage per premiare i clienti più affezionati, ma soprattutto per incrementare le vendite e i guadagni. In tempi di crisi bisogna dare una spinta ai consumi, anche se dopo il salasso delle tasse e le spese natalizie la gente difficilmente spenderà cifre molto consistenti. Si calcola che la spesa per famiglia non supererà i 150-200 euro. Saranno acquistati soprattutto capi di abbigliamento, calzature e accessori. Non tutti sono d'accordo sul fatto di anticipare ad oggi il periodo dei saldi. Secondo il Codacons è una misura inutile che influirà ben poco sugli acquisti e c'è chi addirittura ritiene che sarebbe meglio abolirli per la facilità con cui ormai vengono raggirati. Questa è la convinzione che esprime Antonio Moscagiuri, responsabile territoriale di Feder Consumatori, più ottimista Daniele Bianchi, presidente della Federazione Moda di Confcommercio Lecce, convinto che i saldi non saranno assolutamente un flop. Sulla stessa linea anche Roberto Petrelli, vicepresidente di Confesercenti Lecce, che ritiene i saldi un'occasione per svuotare i magazzini pieni. E allora tutti a caccia di affari. L'Epifania, tutte le feste si porta via e con loro finiscono anche gli stravizi dei grandi cenoni in famiglia e delle maxi abbuffate ai ristoranti. Pandoro, panettone, puzzeggiuzzi e tutte le altre delizie del Natale hanno sicuramente fatto impazzire la lancetta della bilancia di molte persone. Come fare dunque per tornare in forma dopo il 6 gennaio? Per aiutarvi a rigare dritti abbiamo chiesto il parere di un esperto, il medico nutrizionista Alfredo Pagliaro. La prima regola è non essere drastici, ossia non eliminare tutto e subito, ad esempio digiunando o saltando dei pasti, perché potrebbe comportare un calo della difesa immunitaria e della temperatura corporea, molto pericoloso durante le gelide giornate invernali. Mangiare tutto e con moderazione dunque, eliminando i cosiddetti cibi dannosi come fritture, carni rosse, bibite gassate e dolci ipercalorici. L'esperto consiglia inoltre di bere molta acqua e prediligere gli alimenti facilmente digeribili come riso, carni bianche e verdure cotte. Dukan, tisanoreca, dieta zona. Qual è l'alimentazione migliore per la nostra salute e allo stesso tempo la più efficace? Non esiste in realtà un regime alimentare che vada bene per tutti e in tutte le occasioni. Uno sportivo, ad esempio, che conduce una vita attiva e dinamica, avrà bisogno di maggiori calorie rispetto ad un medico che ha uno stile di vita sedentario e dovrà evitare di esagerare con zuccheri e carboidrati. La migliore rimane, come sottolinea il dottor Pagliaro, la dieta che ci fa star bene, ossia che bilancia tutti gli alimenti senza eccedere nulla e che dovrebbe soprattutto essere seguita durante tutto l'anno. Concedersi qualche sgarbo durante le feste è ammesso, l'importante è ricominciare subito a mangiare correttamente e sano. Ci sarà domani a Brindisi il primo tuffo dell'anno. Il consueto tradizionale bagno fuori stagione, organizzato a scopo di beneficenza dal gruppo Amici della Conca di Brindisi e fissato per il 1 gennaio, è stato rinviato infatti proprio a domenica 4 gennaio a causa del vento gelido di burrasca e del mare mosso. Le iscrizioni hanno raggiunto quota 140, è stato superato il record dello scorso anno con 138 partecipanti. Grazie al contributo di tutti, anche di chi non farà il tuffo, come commercianti, cittadini, crawl aziendali e così via. Però la cosa più bella è che quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo di beneficenza acquistando due altalene per i bambini disabili, cosa che ci ha fatto felici, perché non pensavamo di riuscirci così facilmente, grazie alla popolazione che ha sposato la causa. E direttamente o indirettamente ci ha fatto felici, perché comunque hanno fiducia in noi, al nostro gruppo, e
possiamo dirlo senza ombra di dubbio è che è un gruppo molto pulito, quindi questo ci rende felice che la gente ci appoggia. Sono passati 6 anni dal 2009, quando nel primo appuntamento un gruppetto di amici trascinati dall'amore per il mare e dalla passione comune dei bagni fuori stagione hanno coraggiosamente dato vita ad un evento alquanto singolare. Un'iniziativa che è cresciuta tantissimo nel corso degli anni, richiamando tuffatori provenienti da tutta la Puglia, ma anche dal resto d'Italia e da altre nazioni. La manifestazione di domani avrà inizio alle ore 10.30 con il raduno dei partecipanti previsto un'ora prima. Luogo d'incontro sarà la vecchia spiaggia La Conca sul litorale nord di Brindisi. È ancora possibile iscriversi, liste aperte fino alle 9.30 di domenica.